Siete collegati in diretta col Palla Green di Via Moio di Agropoli, nuova casa per il New Basket Agropoli, casa temporanea tra l'altro, è un palazzetto questo che è affidato soprattutto alle squadre di volley di Agropoli. A causa dei lavori del Palla di Concilio, la New Basket Agropoli si è spostata in questo Palla Green, che comunque è un impianto non piccolissimo ed è stato ben adeguato per poter supportare questi 5-6 mesi di trasferta da parte delle squadre di basket di Agropoli. È tutto pronto per l'inizio di questa terza giornata, per l'Agropoli la seconda partita di campionato, la prima ha riposato, la seconda ha giocato a Benevento perdendola, ne parleremo più avanti, e questa è la terza che incontra un'altra squadra a zero punti, quella Bim Bum Basket Rende, imbottita di giovani, un progetto di squadra giovane molto interessante, come pure l'Agropoli quest'anno ha inserito altri giovani, ne parleremo più avanti. Credo ci sarà un minuto di raccoglimento per la scomparsa del prematura dell'arbitro laziale di basket, ne è avvenuto nei giorni scorsi, pertanto faremo questo minuto di raccoglimento. Dunque, minuti di raccoglimento, come dicevo, per l'arbitro che è venuto a mancare qualche giorno fa, un arbitro laziale di origini campane tra l'altro. E dunque è tutto pronto, vediamo subito i quintetti delle due squadre. L'Agropoli schiera Borrelli, Giuseppe Lepre con il numero 19 dell'Omo, Langrin e Pekic. Langrin è uno dei nuovi volti del basket Agropoli. Per quanto riguarda invece il Rende, il Bim Bum Basket Rende, col numero 8 che va a saltare, che è Ranitovic, il numero 20 è Spinosa, il 16 Frascati e il numero 5 Commisso. Primo attacco dell'Agropoli e subito a segno il numero 19 dell'Omo Alessandro, del New Basket Agropoli, 2-0 Agropoli. Vediamo subito le squadre difesa uomo di coach Lepre, col numero 8 Ranutovic va ad attaccare il ferro, appoggia al vetro e pareggia i due punti precedenti di dell'Omo. Giuseppe Lepre in palleggio, contrastato dal numero 20 Espinosa, il cambio difensivo non accettato. C'è sempre il pareggio di Giuseppe Lepre, il taglio di Langrin, però riceve ancora Borrelli fuori, il pick and roll dall'angolo, Radomir Pekic mette la prima tripla della partita, il numero 7 confermatissimo, uno dei migliori giocatori dello scorso anno, Radomir Pekic, 5-2 il punteggio. Espinosa in palleggio per Frascati. Poi c'è il numero 4 Callara, conoscenza, l'anno scorso vinto il campionato a Ischia. Callara, la palla persa è del numero 16 Frascati, che la consegna praticamente a Pekic, che è a campo aperto per realizzare il suo quinto punto personale, porta più 5 il punteggio della New Basket Agropoli sul Bim Bum Rende. Commisso va dal numero 8 Ranitovic, ancora spalle a canestro, c'è il fallo di Langrin, che ha avuto un ottimo movimento Ranitovic, si è allontanando, si ha subito anche il fallo, primo fischio arbitrale e tiro aggiuntivo per il 2-1 dalla parte del numero 8 Ranitovic del Bim Bum Rende. Ranitovic, non Ranutovic, come dicevo erroneamente io, tiro aggiuntivo per lui.
sbaglia, il rimbalzo è stato di Langrin, dunque si resta sul 7-4 più 3 Agropoli. Giuseppe Lepre per Dell'Omo, ancora per Luigi Borrelli, la penetrazione centrale, il pick and roll con Dell'Omo che va ad attaccare molto bene, ottimo assist di Lepre, secondo canestro del numero 19 Dell'Omo e dunque più 5 di nuovo Agropoli, 9 New Basket Agropoli, 4 Rende e ora manovra in attacco con il numero 16 Frascati, va a trovare il Espinosa, ancora fuori per Frascati, la tripla del numero 16 Frascati, la prima tripla anche per la Bim Bum Bam Rende, più due Agropoli che attacca ora con Giuseppe Lepre centralmente, va da Pekic, il consegnato ancora per Lepre, il taglio di Pekic che va dall'altro lato e riceve il blocco di Lansgreen, ancora Pekic, questa volta il ferro gli dice di no e dunque il rimbalzo del numero 20 Espinosa, già dall'altro lato con Espinosa, il Rende trova molto bene, ottimo assist per Frascati che realizza il suo quinto punto personale e impatta il punteggio 9 New Basket Agropoli, 9 Rende. Ora in posizione da playmaker Luigi Borrelli che va a penetrare, scarica per Giuseppe Lepre, la tripla di Lepre non va, il rimbalzo è di Luigi Borrelli, rimbalzo lungo che appoggia i suoi primi due punti della partita, buon rimbalzo in attacco da parte di Luigi Borrelli e dunque di nuovo più due Agropoli. Ancora Frascati in post basso contro Dell'Omo, va ad attaccare il ferro, buona la difesa di Dell'Omo e l'errore di Frascati, il rimbalzo dello stesso Dell'Omo che va da Borrelli che va a penetrare centralmente, ottima la penetrazione centrale del capitano che mette il suo quarto punto consecutivo della partita, di nuovo più 4 Agropoli, 13-9. Ranitovic in palleggio contro Dell'Omo, attacca bene, parte molto bene il numero 8, va a realizzare altri due punti, c'è un giocatore dell'Agropoli a terra, mi pare sia Dell'Omo, ha preso un colpo del tutto involontario al volto, gli arbitri hanno fermato il gioco, gli arbitri sono i signori Procida e Moro di Salerno. Si rialza il Dell'Omo, uno dei nuovi volti dell'Agropoli, come dicevamo è un 99, quindi giovanissimo anche lui. Agropoli ha inserito diversi giovani quest'anno nel roster, la squadra del presidente Farese si è parlato di un campionato di transizione per far crescere questi giovani. Con accanto qualche uomo di esperienza tipo Luigi Borrelli, Amedeo Norci e qualche altro. Dunque si riparte con la rimessa dell'Agropoli per Pekic che da Borrelli. Ancora in posizione di playmaker, contestato il numero 4 Callara. Il raddoppio su Borrelli, fuori da Dell'Omo per Giuseppe Lepre, il fallo su Langrin da parte del numero 8, primo fallo anche per Ranitovic, dunque per il Rende, e manda in lunetta, prima lunetta per l'Agropoli con il numero 23 Lansgreen, Lucas Lansgreen svedese, ha giocato diversi campionati già in Italia, realizza intanto il suo primo tiro libero, realizza anche il primo punto della sua partita, 2 su 2 e di nuovo più 4 Agropoli, 15-11, 5-58 alla fine di questo primo quarto. Ranitovic va ancora a cercare la penetrazione, si arresta, fuori da Callara che va a subire il fallo, vediamo se danno anche il canestro valido agli arbitri, credo di no perché il pallone mi pare che abbia già toccato, sì, il canestro è buono, il fallo è del numero 7, quindi Pekic, primo fallo anche per Pekic, dunque tiro aggiuntivo per il numero 4 Callara di Rende che può portare a meno 1 la sua squadra, è la seconda azione che la squadra calabrese trova canestro e fallo, prima con Ranitovic, ora con Callara, 15 Agropoli, 14 Rende che ora difende una
per Lepre, palleggio di Lepre, la penetrazione centrale di Lepre, scarica per Dell'Omo che trova un buon tiro, ottimo impatto di questo ragazzo Dell'Omo. 17 a 14, Callara, le finte di Callara, la penetrazione sulla linea di fondo, il recupero di Giuseppe Lepre che lancia Dell'Omo che andrà verosimilmente a schiacciare con la Bimane. Ottimo recupero di Giuseppe Lepre che serve l'assist al suo, ancora recupero questa volta di Pekic, troppa fretta da parte del Rende e Pekic con tutta la sua esperienza e il suo lavoro, c'è fallo ora del numero 4 Callara su Borrelli. Ottimo momento di difesa da parte dell'Agropoli, prima con Giuseppe Lepre, poi con Pekic, ora il fallo subito da Luigi Borrelli. C'è la rimessa in zona d'attacco da parte di Pekic per Lansgren, ancora Pekic, raddoppiato, fuori per Lansgren che è un lungo però non disdegna del tiro da tre, ancora Bell'Omo, ottima la sua partita, fino al ferro, appoggia il numero 19 Dell'Omo, più 7 Agropoli, massimo vantaggio, la penetrazione del numero 20 fuori per il 16 che mette la seconda tripla. Si tratta di Frascati, seconda tripla del numero 16 di Rende che riporta a meno 4 il Rende. Ancora Lepre che va alla penetrazione, aveva chiesto un fallo, gli arbitri non hanno fischiato il fallo, ora fuori, ancora una tripla, questa volta è corta la tripla del numero 16, lo stesso Frascati, il rimbalzo è stato di Pekic, una buona partita, un buon primo tempo, si corre parecchio, Borrelli si arresta, arresto e tiro del capitano, altra tripla, anche lui ha avuto un ottimo inizio, Luigi Borrelli, più 7 di nuovo Agropoli, 24 a 17. Cambio difensivo dell'Agropoli ora per Callara, la tripla di Callara, altra tripla, più 4 Agropoli, forse la difesa ha lasciato troppo spazio al numero 4 del Rende, dunque tripla messa a segno da parte di Callara per il meno 4, Pekic per Borrelli che va da Bell'Omo, violazione di passi da parte di Bell'Omo, prima palla persa per il numero 19 e dunque si ripartirà con la rimessa da parte di Rende, c'è un primo cambio, esce il numero 16 Frascati, entra col numero 13 Spadafora, è Spadafora che va a giocare il suo primo pallone, dà nell'angolo a Callara che finge di nuovo la tripla, poi mette la palla a terra, va in penetrazione centrale, in allontanamento, buon tiro di Callara, ottima la partita anche del numero 4 ex Ischia di Rende, riporta a meno 2 il basket Rende e dunque Dell'Omo per Pekic, raddoppiatissimo Pekic, trova bene il suo compagno libero nell'angolo per Lepre, la tripla di Giuseppe Lepre, trovato molto bene da Lansgren sui raddoppi dal lato debole, Lepre non è arrivato l'aiuto difensivo dal lato debole e dunque Lepre ha potuto mettere i suoi primi 3 punti, che è già dall'altro lato con Spadafora che va a sbagliare il tiro, ancora Bell'Omo, questa volta non realizza, Giuseppe Lepre velocissimo in transizione, arriva fino al ferro, gli è stata toccata la palla e dunque non ha realizzato Giuseppe Lepre, bisogna entrare subito in difesa, ottima la stoppata di Bell'Omo al numero 5, poi c'è la persa dell'Agropoli e c'è un time out, credo, no, c'è un cambio, primo cambio anche per coach Lepre, esce Giuseppe Lepre e entra con il numero 6 Arturo Farese, c'è intanto rimessa da parte di Rende in zona d'attacco, c'è un nuovo possesso, il cronometro ripartito dai 14, il numero 5 ora, ancora una tripla realizzata dal numero 5, hanno un ottimo percentuale da fuori i ragazzi di Rende, Commisso ha realizzato la tripla del meno 2 Rende, 27 a 25. Ora c'è Dell'Omo per Borrelli, la fine di Borrelli, va sotto da Lansgren che si fa spazio sotto il canestro, voleva un fallo, gli arbitri non lo hanno fischiato, c'è stato il rimbalzo da parte del numero 13 Spadafora, poi il numero 20 ancora sul numero 20, la penetrazione arriva fino in fondo e subisce il fallo,
numero 20 Espinosa, il fallo del numero 23, il secondo fallo di Langren, dovrà essere sostituito, c'è time out in campo. Dunque mancano 1 minuto e 38 secondi alla fine di questo primo quarto, che vede l'Acropoli con 27 punti, il Rende che ha recuperato da un meno 7, c'è un parziale aperto 27 a 25, dopo il time out ci saranno due tiri liberi per la squadra calabrese. Dicevamo della partita precedente, l'Acropoli ha perso in quel di Benevento, che è una delle squadre insieme a Caserta, Salerno e ad altre, ci sono 4-5 squadre di quest'anno, il campionato si è livellato molto in alto, sono delle squadre molto ambiziose, tra cui appunto il Benevento che ha dato vinto entrambe le partite, le due partite con cui ha iniziato il campionato. Appunto ne ha fatto le spese l'Acropoli, bisogna dire però che l'Acropoli si è presentata a Benevento mancante di diversi giocatori, con diversi acciacchi, tra cui Pekic. Molinaro per l'Acropoli ha sostituito, credo, Langren per il suo secondo fallo, infatti rientrano Borrelli, Farese, Molinaro, Dell'Omo e Pekic. Nessun cambio invece per la squadra calabrese, che rientra con Callara, Ranitovic, Commisso, il numero 20 in lunetta è Spinosa e appunto il numero 13 Spadafora. Due tiri liberi per sbaglia il primo è Spinosa. Realizza, fa 1 su 2, dunque più un Acropoli, ancora cambi, esce Ranitovic, con il numero 8 entra il numero 3 Markovic, anche lui straniero, sinceramente non ho solo l'età di nascita, anche lui molto giovane, Markovic, un 2003. Borrelli in palleggio per Farese, che gioca il suo primo pallone per Pekic. Ora per Farese fuori, la penetrazione centrale arriva fino in fondo Arturo ed è bravo a sfruttare lo spazio, va a realizzare due punti che riportano a più 3 l'Acropoli, 29 a 26, ultimo minuto e 14 secondi, l'attacco del numero 3 Markovic, cambio per il numero 5, ancora il 5, il tiro è lungo sul primo ferro, ottimo rimbalzo in attacco da parte del nuovo entrato, però la palla lunga è preda del numero 12 dell'Acropoli, anche lui. Borrelli riesce a dare a Bell'Omo che va nell'uno contro uno, da fuori per la tripla, non va la tripla del numero 12 Molinaro, ancora Borrelli a stoppare Commisso e dunque ancora possesso per rendere la partita è abbastanza veloce, non si riesce a raccontare tutto. Rimessa sulla linea di fondo da parte di Commisso per Callara, che perde la maglia del pallone, deve fare attenzione Peghi, ottima l'azione, non è stato fatto un buon tagliafuori da parte della difesa, c'è stato il fallo ora di Dell'Omo su Espinosa, credo sia il secondo fallo, c'è rimessa, non c'è ancora bonus per Rende, dunque ancora rimessa in zona d'attacco per la squadra con la maglia bianca, esce anche Dell'Omo, entra Amedeo Norci, non vuol far rischiare falli giustamente coach Lepre a Dell'Omo, sicuramente colui che ha avuto il miglior impatto sulla partita in questo primo quarto. Ultimi 13 secondi di partita, ancora una buona difesa della palla da parte del numero 3 fuori. Ancora tripla con una buona circolazione, trovato molto bene Commisso che alla sua seconda tripla, se non vado errato, e c'è il pareggio da parte di Rende. Ultimi 5 secondi del tempo, Borrelli, c'è il tiro conclusivo da parte di Molinaro, si va a chiudersi sul primo ferro e con questo tiro di Molinaro si chiude anche il primo quarto di questa partita, che è stata abbastanza bella in attacco, un po' meno con le difese, a guardare dal punteggio 29 New Basket Acropoli, 29 Rende.
Ah, non è in diretta. Non è in diretta. Perché? Perché non è? Per il secondo quarto vediamo l'Agropoli come rientra in questi secondi 10 minuti della partita. Norci, Molinaro, Farese. Frascati, Ranitovic con il numero 20 e Spinosa con il numero 5 Commisso. Manca ancora il quinto giocatore di, infatti è il numero 23, quindi nuovo ingresso da parte di Rende, Dodaro. Agropoli è rientrato appunto con Farese, Pekic, Norci, Molinaro e Borrelli. Possesso sarà del Rende che lo va a effettuare con il numero 16 Frascati, che da Spadafora, palleggio di Spadafora marcato da Borrelli, sempre difesa ancora Espinosa, che va a trovare una buonissima penetrazione di Spadafora e appoggia al vetro il primo vantaggio della partita da parte del Rende, 31-29. Borrelli per Molinaro, che stesso piede, stessa mano di palleggio, infrazione di passi, sacrosanta, altra palla persa per Molinaro e dunque si resta sul più 2 Rende, il numero 5 Commisso per Espinosa. Espinosa ancora la penetrazione centrale, sfrutta il blocco del numero 8 Ranitovic, 4 punti consecutivi, parziale del numero 20 Spinosa e dunque più 4 Rende, primo vantaggio della squadra calabrese ed è anche c'è la tripla ora di Farese che non va sul doppio ferro, il rimbalzo è dello stesso Spinosa che fa ripartire subito la propria squadra con Commisso, ancora Ranitovic, la penetrazione centrale di Ranitovic che perde il pallone, lo recupera il numero 16 da fuori a Spinosa. Ancora Espinosa, ancora una penetrazione, non ci sono gli aiuti difensivi, ancora va a seguire la penetrazione del suo numero 20, il numero 8 Ranitovic, che realizza 2 punti, una bella azione da parte del Rende. Ora più 6, massimo vantaggio del Rende. Molinaro ha dato a Pekic, si alza Pekic per la tripa, è un airball, deve cambiare subito qualcosa coach Lepre. Infatti esce Borrelli, rientra Giuseppe Lepre. Più 6 Rende, 35-29. Iniziato bene per la squadra calabrese il secondo quarto, male per i ragazzi di coach Lepre. Commisso, il palleggio di Commisso, il gioco a due con Ranitovic che va a subire ancora fallo e credo da parte di Pekic. No, è del numero 12, quindi è Molinaro, 2 tiri liberi ancora per Ranitovic. Che insieme al numero 5 Commisso e al numero 20 Espinosa stanno creando non pochi problemi alla difesa della New Basket Agropoli. Realizza il primo portandosi a più 7 ora il vantaggio della squadra calabrese. Ancora un tiro a disposizione per Ranitovic. 2-2, dunque 29-37 più 8. Ottimo impatto del secondo quarto, ripeto, per Rende. Agropoli deve rimediare immediatamente a questa break, questo parziale. C'è Norci,
che va a sbagliare, a liberarsi per il tiro, sbaglia Norci, altro attacco per Rende. C'è infrazione di passi e palla persa anche per Rende. Da parte di Frascati che protesta un po' con l'arbitro, non era d'accordo, mi pare che gli arbitri stiano usando. Dunque palla recuperata dall'Acropoli, rimessa di Pekic. Giuseppe Lepre contro Espinosa, il playmaker un po' anomalo, molto 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 mobile, velocissimo e soprattutto ha delle ottime penetrazioni. Molinaro fuori per Norci, dal lato per Farese che praticamente sbaglia il passaggio. Pekic nell'angolo per Farese, recuperata la palla, non va a segno l'azione d'attacco dell'Acropoli che aveva recuperato bene il pallone, ma Farese ha sbagliato. Ancora una penetrazione centrale da parte di Espinosa, questa volta l'errore, il rimbalzo di Molinaro, c'è un po' di confusione in campo, secondo me l'Acropoli sta avendo troppa fretta in attacco. Molinaro trova una buona azione, non trova il canestro, troppo morbida la mano, il ferro gli dice di no. L'Acropoli praticamente non ha segnato ancora dall'inizio del quarto, sono passati 3 minuti e 20 secondi, ora c'è il numero 23 che va a fare il pick and roll con il numero 16 che aveva sbagliato, però Ranitovic, il tap in di Ranitovic per il più 10, massimo vantaggio, sta aumentando il vantaggio della squadra calabrese. Pekic, resto è tiro di Pekic, in allontanamento realizza la tripla Radomir Pekic ed è il primo canestro del secondo quarto. Un po' pochino il punteggio è di 10-3 in questo momento nel quarto. La difesa forte di Giuseppe Lepre che aveva chiuso bene il suo avversario, però ha trovato Ranitovic contro Molinaro. Ancora Ranitovic che è molto forte di gambe, va velocissimo, non trova il canestro, anche per la buona difesa questa volta di Molinaro. Il rimbalzo è stato di Norci, Giuseppe Lepre, la penetrazione centrale, trova Molinaro e questa volta Molinaro arriva al ferro, trovato molto bene da Giuseppe Lepre. 5 punti consecutivi dell'Acropoli che ritorna a meno 5, invece dall'altro lato sbaglia Commisso ed è una notizia, il rimbalzo è stato di Pekic, va fuori da Molinaro, la tripla di Molinaro, non va la tripla di Molinaro, il rimbalzo lungo di Radomir Pekic, Farese per giocare all'estra possesso dell'Acropoli, ancora Pekic, ancora una tripla, ancora dallo stesso punto di prima, parzialone dell'Acropoli di 8-0 che si riporta a meno 2, 37 New Basket Acropoli, 39 Rende che costringe al coach Carbone a chiamare time out. Prima il parziale di Rende e poi il controparziale di Pekic con due triple consecutive. Mancano 5 minuti e 11 alla fine di questo secondo quarto per il riposo lungo di una partita che finora sta regalando ottime giocate. Stiamo vedendo una partita molto divertente, soprattutto con le difese un po' troppo, secondo me, permissive. Il punteggio è altissimo, come dicevamo in precedenza. Però vediamo se coach Lepre effettua. Sì, infatti, rientrerà per l'Acropoli Langrin, rientra Lepre e Molinario. Langrin che ha due falli a carico, rientra anche Farese, quindi presumo che sia rimasto in panchina Norci. Non vedo Pekic, ecco, rientra anche Pekic, quindi nessun cambio mi pare per l'altra squadra, la squadra calabrese che rientra con gli stessi precedenti. Si riprenderà col possesso Rende. Commisso per Callara, marcato da Pekic che ha due falli, quindi bisogna fare attenzione, un terzo fallo di Pekic non sarebbe. Callara forse commette infrazione di passi, infatti
ha esagerato un po', ha chiesto troppo a se stesso Callara questa volta, altra persa per il Rende, e dunque Lepre che può ritornare in attacco per l'Agropoli. Ottima la penetrazione, trova un buco, si butta dentro Giuseppe Lepre, realizza altri due punti, parità di nuovo, quindi controparziale dell'Agropoli di 10-0, 39 pari, commisso, ora commisso in penetrazione, va a scaricare fuori da Callara, si arresta per la tripla Callara, ha sbagliato in precedenza, si è rifatto subito dell'errore precedente del passi commesso, realizza la tripla del più 3, di nuovo Rende, partita apertissima, bellissima fino ad ora, e Giuseppe Lepre che va da Landgren, c'è il tocco da parte del numero 23, quindi la rimessa sarà in zona d'attacco dell'Agropoli. Esce Pekic, vediamo chi entra. È entrato Luigi Borrelli per Pekic, un po' di riposo per lui, un po' di riposo per Radomir Pekic. Rimessa sulla linea d'attacco da parte di Giuseppe Lepre che trova Landgren. Landgren secondo fallo del numero 8 Ranitovic su Landgren. Farese in post basso, Landgren molto bene stoppato questa volta da Ranitovic. Attacco per Callara che finge la tripla, palleggia, mette la palla a terra e poi va dal numero 16. Il fallo di Landgren è il terzo sul numero 16 Frascati. Ci saranno due tiri liberi, deve uscire Landgren, rientra Dell'Omo per l'Agropoli, due tiri liberi per il numero 16 Frascati. Con un po' di fortuna realizza il primo Frascati portando a più 4 il Rende. Ancora un tiro a sua disposizione. Due su due, più 5, 44 a 39, 3-42 alla fine del secondo quarto e quindi al riposo lungo di questa sfida tra New Basket Agropoli e Rende. Palleggio di Giuseppe Lepre, va da Dell'Omo che ha sostituito Landgren per il suo terzo fallo commesso, è stato costretto Lepre, coach Lepre, a rimetterlo in panca. Ancora Borrelli, la tripla di Borrelli, sfortunatissimo, bravo però Dell'Omo a riprendere il rimbalzo e a mettere il 41esimo punto per la New Basket Agropoli. Attacco Rende, dato il numero 26 Scarpino Luciano. Per commisso, la tripla di commisso da lontanissimo, buon tagliafuori del numero 12 dell'Agropoli che recupera il rimbalzo e rimanda in attacco la sua squadra con Farese che dà a Giuseppe Lepre. Sulla linea di fondo Lepre, penetra Lepre, non va la tripla di Luigi Borrelli, ancora un rimbalzo di Dell'Omo. Molinario che ha rischiato ancora l'inflazione di passi, questa volta con la sinistra e con un po' di fortuna realizza un buon canestro Molinario. Riporta a meno 1 la New Basket Agropoli, 43-44. Commisso Ranitovic per il numero 4 Callara che finde e controfinde allontanandosi, uno dei migliori del Rende. Realizza ancora un canestro, ancora più 3 Rende. Luigi Borrelli per Dell'Omo e va in penetrazione, triplicatissimo Dell'Omo, sbaglia, va a correggere il suo errore recuperando la palla, ancora con una testardaggine infinita Dell'Omo, poi Borrelli a realizzare fino al ferro il 45esimo punto, meno 1 Agropoli. Attacco di Callara per commisso, ancora per Ranitovic,
ancora per il numero 26 Scarpino, sta ruotando tutti i suoi uomini il rende Borrelli, che sta marcando su Callara, l'uomo più pericoloso. Ancora fin da arresto, palleggio e tiro, l'errore questa volta da parte di Callara, il rimbalzo è stato di Molinario, Borrelli è già dall'altro lato, si va da una parte all'altra con tantissima velocità, ancora Borrelli, il blocco di Bellomo, il tiro è morbido da parte di Borrelli, rimbalzo lungo recuperato da Molinario, c'è il fallo di Callara, ci saranno due tiri liberi per Molinario che se avesse segnato avrebbe potuto avere la possibilità del 2-1. Non vediamo la segnalazione dei falli, quindi pertanto dobbiamo andare a memoria, credo che sia il primo fallo di Callara. Molinario e Lunetta con due tiri liberi, c'è time out in campo chiamato dal New Basket, dal Bim Bum Bam Basket Rende, quindi dopo il time out si provvederà ai due tiri liberi di Molinario. ...45 Agropoli, 46 Rende. Si rientra in campo con l'Agropoli, rientrano gli stessi uomini. Pekic è subentrato a Farese, mi pare, sì. Dunque Molinario, Pekic, Borrelli, Lepre e Dell'Omo. Due tiri liberi per Molinario, poi realizza il primo, quindi 46 pari. Due su due per il numero 12 dell'Agropoli, Molinario, che aveva avuto non un ottimo impatto sulla partita, poi si è rifatto ampiamente. 47, di nuovo in vantaggio l'Agropoli, più uno. Lepre per poco non porta via la palla a Espinosa. Attacco del Rende con il numero 4, che sicuramente passaggio backdoor da parte di Callara. E la difesa di Pekic fa sbagliare al numero 26 il tiro. Ancora Giuseppe Lepre a trovare uno spazio, a buttarsi dentro. Bravo Giuseppe, visto lo spazio ha messo subito la palla a terra e con la sua velocità ha realizzato il più 3 Agropoli. Buona la partita di Lepre fino a questo momento. Ora c'è Callara dall'angolo che vince il tiro, il palleggio, l'arresto, questa volta l'errore, il rimbalzo di Bellomo. Sono un po' calate le percentuali del Rende in quest'ultima fase del secondo quarto. Borrelli da lontanissimo, il capitano, altra tripla, di nuovo più 6 Agropoli, partita altalenante da una parte e dall'altra, il vantaggio ora dell'Agropoli più 6. Attacco Rende, ancora un passaggio intercettato da Luigi Borrelli per Pekic. C'era forse un fallo su Pekic non rilevato dagli arbitri, però Borrelli ha realizzato il più 8 sulla sirena. C'è il tiro di Espinosa che per poco non va dentro, non credo sarebbe stato buono. Si conclude un bel secondo tempo che ha visto l'inizio tutto calabrese con un più 10 da parte delle squadre dei ragazzi di Rende, poi il recupero dell'Agropoli che ha recuperato, ha impattato ed è andato e chiude il secondo tempo con 8 punti di vantaggio, 54-46 per la New Basket Agropoli. Risentirci fra poco per il racconto della seconda parte della partita. Di nuovo col Palagreen collegati da Via Moio di Agropoli, nuovo palazzetto quest'anno, altra sede come dicevamo in precedenza, provvisoria ovviamente, a causa dei lavori che si stanno svolgendo al Pala di Concilio, lavori di ristrutturazione del Pala di Concilio. E dunque si giocherà qui quest'anno per non si sa per quanto tempo, pare 4-5 mesi. Terzo quarto tra New Basket Agropoli e Bim Bum Basket Rende. È iniziato il terzo quarto col possesso dei ragazzi in maglia blu della New Basket Agropoli di coach Lepre, che hanno giocato
due ottimi tempi. Solo la parte iniziale del secondo quarto è stato un po' di rilassamento da parte dei ragazzi di Lepre. Ora c'è l'attacco, la penetrazione di Pekic, scarica fuori per Dell'Omo che mette subito la tripla del più 11, massimo vantaggio New Basket Agropoli. Rende con Commisso, ancora da Frascati, ancora Espinoza, ancora Commisso, il numero 5, uno dei migliori insieme a Espinoza, che ha seguito l'errore del suo compagno che ha sbagliato, dicevo, uno dei migliori insieme a Callara e al numero 8 Ranitovic. Ora c'è Giuseppe Lepre che va a poggiare al vetro, è stato sfortunato questa volta il play agropolese, nulla di fatto, si resta sul più 11 Agropoli, 57-46, ancora Lepre a cercare di portare via la palla al numero 8 Ranitovic, la tripla di Callara, l'errore, il ferro gli dice di no, Molinario per l'Agropoli al rimbalzo, consegna a Luigi Borrelli per l'altro attacco del New Basket Agropoli di coach Lepre. Difesa zona da parte del Bim Bum Basket Rende. Molinario, il palleggio di Molinario che attacca Ranitovic che ha due falli. Buon lavoro sul perno di Molinario, l'errore da parte del numero 12 e il rimbalzo di Ranitovic per Rende che consegna a Espinoza. Espinoza per Frascati, ancora per Espinoza, nell'angolo da Callara. Callara alle fine di Callara, il palleggio ancora per Espinoza che va a penetrare centralmente. Tiro morbido di Espinoza che segue il suo errore, recupera il rimbalzo, da fuori per Callara che è il extra pass per Frascati, tripla di Frascati, si è notevolmente abbassata la percentuale da parte dei giocatori di Rende, ancora Callara, ancora Ferro lontano, ancora rimbalzo, il terzo che recupera la squadra calabrese, questa volta la difesa dell'Agropoli si è un po' addormentata direi, perché la palla vagante doveva essere presa dei ragazzi dell'Agropoli e Callara va a subire il fallo da parte di Dell'Omo, si conclude nel peggiore dei modi questa azione, hanno dato quattro volte la possibilità di tirare ai ragazzi di Rende, si conclude con il fallo da parte di Dell'Omo che manda in lunetta il numero 4 Callara del Rende. Lepre, ottima l'assist di Giuseppe Lepre per Dell'Omo, quasi un alley-oop, se Dell'Omo avesse schiacciato sarebbe stato comunque stato un gran bel passaggio di Giuseppe Lepre, altri due punti per Dell'Omo, di nuovo più 11 Agropoli, 59-48. Ranitovic, anche lui da tre. Meno 8 Rende, 59-51, l'Agropoli in attacco con Borrelli, il blocco di Dell'Omo, il palleggio di Borrelli, ancora Dell'Omo che va a penetrare centralmente per Molinario che è morbido questa volta, l'errore, recupera il rimbalzo Molinario, il fallo del numero 20 su Molinario dell'Agropoli. Ripeto, i falli non li vediamo perché non vediamo la segnalazione del tavolo, dunque dobbiamo andare a intuito, ricordo solo di Landgren che ne ha tre per l'Agropoli, due Pekic, gli altri non posso ricordarli tutti a memoria, c'è un richiamo da parte dell'arbitro a un giocatore dell'Agropoli che probabilmente alla prossima fischierà il tecnico, infatti è un richiamo ufficiale da parte del primo arbitro Procital, infatti Franco Lepre, il coach, richiama il suo giocatore di dire di stare in silenzio, di non protestare per non rischiare di subire dei tecnici. C'è rimessa in zona d'attacco per Luigi Borrelli, per Molinario che sente di mettere la tripla e senza esitare mette i piedi a posto e mette una buonissima tripla il numero 12 Molinario, anche lui ripeto sta giocando un'ottima partita insieme a tutta la squadra, raddoppiato Ranitovic, ancora per Espinoza, fuori per ancora Spinoza, il tiro di Spinoza questa volta non va, c'è il ottimo rimbalzo di Dell'Omo, gran partita del numero 19 dell'Agropoli, ottimo taglia fuori, Borrelli va a penetrare, arriva al ferro, va fuori da, questa volta non se l'è sentita di proteggersi col gomito e mettere il reverse e ora c'è il fallo di Dell'Omo sul numero 5 Commisso, entra di nuovo in lunetta, troppi falli.
e sarà un fattore. Ancora la partita è lunghissima, mancano 6 minuti alla fine del terzo quarto, l'Acropoli ha 11 punti di vantaggio, 62-51, in lunetta c'è il numero 5 Commisso, anche lui autore di una buona gara nel primo tempo, un ottimo tiratore. Un po' di sfortuna per lui, il doppio ferro gli dice di no sul primo tiro. Zero su due, entrambi i tiri sbagliati da parte del numero 5. Si resta sul più 11, 6-15 alla fine del terzo quarto. Giuseppe Lepre in palleggio per Luigi Borrelli. Il blocco di, e poi il pick and roll con il numero 12 della Copoli. Fuori Pekic per Giuseppe Lepre, che mette anche la tripla a suggellare una gran partita di Giuseppe Lepre, assist e punti. Sta giocando molto bene il numero 10 dell'Acropoli, c'è ora un giocatore a terra, ha avuto un colpo in modo del tutto fortuito, credo. Pare si tratti del numero 5 Commisso del Rende. Massimo vantaggio Acropoli, più 14, 65-51. Esce Dell'Omo, rientra Norci per l'Acropoli. Si riparte con Callara in palleggio in funzione di playmaker, va da Frascati, ancora Callara, la difesa uomo dell'Acropoli, per c'è il fallo di Norci sul numero 8, le mani addosso e dunque il primo fallo di Amedeo Norci, c'è rimessa laterale per Rende in zona d'attacco che va a effettuare il numero 5 Commisso. Espinosa, Callara, Frascati, ancora Espinosa, fa circolare la palla, Espinosa che va in penetrazione, il pick and pop con Ranitovic, ancora la buonissima difesa di Pekic, ancora Commisso, ha rischiato il terzo fallo, il tiro è sulla sirena però c'è il fallo sul rimbalzo da parte del numero 15 Borrelli su Ranitovic. Dunque altro possesso in zona d'attacco, esce Frascati col 16, rientra col numero 13 Spadafora per Rende, va a effettuare la rimessa il numero 5 Commisso. Espinosa, il palleggio di Espinosa contro Borrelli, deve tornare indietro, chiama l'uscita del blocco da parte di Ranitovic da Callara che va in penetrazione, si avvicina al canestro Callara, ancora un gran canestro di Callara, più 12 Acropoli, 65-53. Giuseppe Lepre, esce Pekic, la tripla di Pekic, sfortunato il numero 7 dell'Acropoli, doppio ferro, il rimbalzo è stato del Ranitovic. Espinosa ancora per Callara che tutto solo vuole mettere la tripla, questa volta il ferro gli dice di no. Amedeo Norci al rimbalzo lungo da Borrelli per Giuseppe Lepre che già dall'altro lato aspetta l'arrivo dei compagni, rientra bene la difesa di Rende, ancora fuori per Molinario, altra tripla di Molinario, altro canestro del numero 12 Molinario, seconda tripla consecutiva, più 15, massimo vantaggio Acropoli. Espinosa per Commisso, ora per Spadafora in post basso contro Norci, il tiro di Spadafora, buon canestro del numero 13, 68-55. Borrelli, il blocco di Molinario per Borrelli che poi va fuori da Amedeo Norci per Lepre, ora Molinario in post basso contro Ranitovic, lo attacca poi da Amedeo Norci, fuori la tripla di Norci, non va al tiro di Norci, doppio ferro, ancora Ranitovic che fa la voce grossa sui rimbalzi, è stato uno dei migliori al rimbalzo in difesa da parte di Rende, ancora Ranitovic, finge la tripla, poi il cambio difensivo, ancora Pekic a sporcare la linea di passaggio di Commisso e dunque rimessa da parte di Rende, ancora cambi per coach Lepre, esce Borrelli, rientra Farese, esce anche Callara, rientra con il numero 23, con il numero 23 Dodaro di Rende. Spadafora ancora a mettere la palla a terra, questa volta gli è stata portata via mi pare da Farese e l'ha recuperata, ha perfezionato il recupero Noci, ancora Giuseppe Lepre, ancora ad attaccare e a subire il fallo, andrà in lunetta con due tiri liberi, il fallo è del numero 23 credo,
23, giusto, spinge due tiri liberi per Giuseppe Repre, che sta disputando un'ottima partita questa sera. Dire il vero, tutta la squadra stanno, a parte quel blackout iniziale del secondo quarto, i ragazzi di coach Repre questa sera stanno dando una bellissima, buonissima risposta. Corto il primo tiro di Giuseppe Repre sul ferro, soprattutto dopo la sconfitta iniziale di domenica scorsa dovuta anche a tante assenze. 1 su 2 per Repre, 68, 69 a 55, più 14, 3 e 34 alla fine di questo terzo quarto. Ranitovic, sfondamento, terzo fallo per Ranitovic, questo me lo ricordo, recupera un altro pallone Giuseppe Repre a ottimizzare ancora una volta la sua buonissima partita di questa sera. Il terzo fallo del numero 8 Ranitovic, che finora mi pare non sia mai uscito dal campo dall'inizio del... Essendo il Palagrin un palazzetto rispetto al Pala di Concino un po' periferico ad Agropoli, è ovvio che la gente dovrà abituarsi a venire in questo posto, che non è lontanissimo ovviamente, che Agropoli non è New York. Però intanto c'è Pekic che penetra, scarica fuori per Arturo Farese, che subisce il fallo. Andrea Nuletta con tre tiri liberi da parte di Commisso. Mi pare che i ragazzi di Rente siano un po' stanchi e facciano degli errori che nei primi due quarti non avevano commesso. In questo caso Commisso ha esagerato su Farese mettendo le mani prima del tiro del numero 6, che ora è Lunetta, che avrà tre tiri liberi a sua disposizione. Sbaglia il primo pure lui con un doppio ferro. Realizza il secondo e tocca quota 70 la New Basket Agropoli. 70-55, sono ora di nuovo 15 punti di vantaggio e ancora uno per il numero 6. Fa 2 su 3, più 16. Commisso, ancora Giuseppe Repre a portare via la palla per un attimo solo a Commisso. Ranitovic, da una situazione che sembrava favorevole all'Agropoli, ne è uscita fuori una situazione super favorevole al Rende, che ha segnato con il numero 8 Ranitovic, ha subito anche il fallo di Molinario e Andrea Lunetta per il tiro aggiuntivo per un'azione da 3 punti. Giuseppe Repre aveva quasi portato via per un attimo la palla al numero 5 Commisso, poi col proseguire dell'azione sono stati bravi i ragazzi calabresi a trovare Ranitovic, che ha subito il fallo e ha realizzato anche il tiro aggiuntivo e dunque 3 punti nell'azione della squadra calabrese, che ora va a meno 13, a 3-0-7 alla fine del terzo quarto. Giuseppe Repre ha ricevuto da Medeo Norci il blocco di Norci. Giuseppe va fuori da Molinario per Farese sulla linea dei 6,75 per Pekic, che riceve in punta, va a penetrare, ancora scarica fuori per Giuseppe Repre, altra penetrazione, altro scarico per Norci, questa volta altra penetrazione per Amedeo Norci, che come un carro armato è entrato nell'area del Rende e non ha realizzato. È entrato con tanta fisicità Amedeo, ha trovato una buona penetrazione, peccato non ha segnato. Ora c'è Ranitovic dall'altro lato, spostato da Amedeo, però Ranitovic fa un gran bel movimento, un gran bel canestro appoggiandosi al vetro, portandosi a meno 11 Giuseppe Repre in palleggio. 71 a 60, 2:21 alla fine del terzo quarto. Giuseppe Repre ha ricevuto il consegnato da Pekic, che ora esce per ricevere le file di Repre per Molinario, il mancino Molinario, stavolta non va la tripla del numero 12 e Norci va a commettere fallo sul rimbalzo di Spadafora. C'è bonus e dunque Spadafora andrà in lunetta con due tiri liberi. E time out da parte di coach Repre in campo.
si rientra in campo con si riprenderà con i due tiri liberi di Spadafora del Rende. Rientrano i ragazzi del New Basket Agropoli, sono gli stessi di precedente, vale a dire Norci, Lepre, Farese, Pekic e Molinario. Il mancino Molinario che finora ha disputato un'ottima partita, ribadisco, insieme a tutti i compagni di squadra stanno giocando una buonissima partita questa sera. I ragazzi di coach Lepre stanno dando un bel segnale dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa, che è dovuta anche a tantissime assenze, lo stesso Pekic. Spadafora realizza il primo, 62 rinunciano al rimbalzo i giocatori di Rende, fa 2 su 2 Spadafora, riportando sotto la doppia cifra di svantaggio la sua squadra, cioè a meno 9, 71 a 62 il punteggio ora. Giuseppe Lepre per Molinario, ancora Medeo Norci, esce Pekic e riceve e si alza per il tiro, forse c'era il fallo, l'arbitro non ha fischiato il fallo, il rimbalzo l'ha recuperato comunque Arturo Farese, extra possesso per l'Agropoli. Ancora Giuseppe Lepre va a trovare uno spazio per penetrare, questa volta non va la penetrazione di Giuseppe Lepre, perde la palla, lo chiama in panchina il coach e rimette in campo Luigi Borrelli. L'Agropoli da qualche azione che non riesce a trovare più la via del canestro, rimessa per Commisso che ora va Spadafora in penetrazione, l'errore, il rimbalzo di Amedeo Norci, attacco Agropoli con Borrelli, il blocco di Molinario fuori per Amedeo Norci, poi per Farese, la penetrazione centrale di Farese, poi va da Borrelli, ancora blocco di Molinario, pick and roll, il resto è tiro di Borrelli, il tiro da tre non va, una scelta non del tutto giusta quella da parte del capitano. Ancora Ranitovic che va a tentare la schiacciata e a sbagliare, ancora rimbalzo di Norci, si resta su 71 a 62 all'ultimo minuto del terzo quarto da giocare. Farese consegnato per Pekic, le finte di Pekic che va a penetrare centralmente, scarica ancora fuori per Farese, la tripla di Farese non va e ancora rimbalzo di Ranitovic. Questo era un buon tiro costruito bene da parte del New Basket Agropoli, non è andato, quello precedente era un po' forzato da parte di Borrelli. Ancora Ranitovic, c'è fallo di Norci e lo manda in lunetta. Rientra Callara per Rende, esce col numero 23 Dodaro, forse il più giovane della compagnia in campo in 2004, e Ranitovic in lunetta per due tiri liberi. Realizza il primo, 71 a 63, pian pianino Rende si sta rifacendo sotto, l'Agropoli aveva un vantaggio anche di 16 punti. 2 su 2 per Ranitovic, che è un ottimo giocatore, deve uscire ora, esce Ranitovic, entra col numero 3 Markovic, anche in precedenza c'era stato questo cambio, me ne ero dimenticato, e anche Markovic è un giovanissimo di questa squadra, è un 2003 anche lui, quindi squadra veramente molto giovane. Borrelli consegnato per Pekic, ancora per Borrelli in punta centrale, Pekic dall'altro lato che esce, mette la palla a terra, subisce il fallo, non c'è bonus credo ancora per l'Agropoli, quindi ci sarà solo rimessa laterale, vediamo, due tiri, c'è bonus, sì, i falli sono 5, quindi c'è bonus, due tiri per Radomir Pekic che può tornare dopo una lunga astinenza in attacco da parte della New Basket Agropoli. Realizza il primo Pekic e muove il punteggio dell'Agropoli che era da troppo tempo fermo a quota 71, riporta più 8 l'Agropoli ora. Ancora un tiro a disposizione per Pekic che fa 2 su 2,
73-64, ultimi 22 secondi, non può andare fino alla fine ovviamente Rende, saremo a vedere l'attacco, l'Agropoli non deve commettere fallo. Espinoza, la tripla di Espinoza, mette una tripla tutto solo Espinoza, lasciato troppo solo il numero 20. Ora c'è Borrelli dall'altro lato con la penetrazione, ma Norci il tiro è corto sulla sirena, non va. Si conclude anche il terzo quarto col punteggio di New Basket Agropoli 73-67, Rende che negli ultimi minuti del terzo quarto è rientrata a meno 6, aveva uno svantaggio anche di 16 punti. E dunque ci attendono gli ultimi 10 minuti di una partita bella ed equilibrata che l'Agropoli aveva portato, ripeto, anche a più 16, poteva essere un momento decisivo della partita, però i ragazzi di Rende hanno dimostrato di avere non poco carattere e sono rientrati riportandosi ora a meno 6. Ultimi 10 minuti di partita tra New Basket Agropoli e Bim Bum Basket Rende. Espinoza commisso da Anitovic, Callara e Markovic per il Rende. Per Agropoli sono Farese, Borrelli, Pekic, Dell'Omo e Langrin. Langrin ha 3 falli a carico, Pekic 2 credo. Anche Dell'Omo credo, ripeto, non vedo la paletta, di conseguenza devo andare esclusivamente a memoria con i falli, sicuramente Langrin ne ha 3 purtroppo. Dunque primo possesso da parte di Rende con Espinoza per Anitovic che va a subire il fallo di Dell'Omo. Ed è il quarto di Dell'Omo purtroppo. Sono stato. L'arbitro ha detto che Dell'Omo ha abbracciato il suo avversario, dunque ci sarà rimessa in zona d'attacco per Rende. Costretto a cambiare subito coach Lepre, deve uscire Dell'Omo, è rientrato subito Molinario per l'Agropoli. Commisso contro Luigi Borrelli, il blocco per Commisso, la tripla di Commisso, altra tripla, ha sfruttato un buon blocco di Randitovic, Commisso e ha messo la tripla del meno 3, 73-70, si è subito rifatto sotto il Rende. Ora c'è Molinario che va a sbagliare, aveva fatto un buon movimento Molinario, ha sbagliato il canestro, ora c'è dall'altra parte Espinoza che va a sbagliare la tripla del pareggio, il rimbalzo però lo recupera Callara e altra azione d'attacco per Callara, Commisso da quest'altro lato, ancora errore, ancora rimbalzi, Italia fuori della difesa dell'Agropoli e la extra possesso ancora per Espinoza. Ora c'è Ranitovic, la palla è dell'Agropoli, buon recupero, buona difesa da parte di Farese, l'ultimo a toccare è stato il numero 8 Ranitovic che ha fatto recuperare all'Agropoli il pallone della rimessa per ripartire in attacco. 73-70 per l'Agropoli, deve riordinare un po' le file soprattutto in attacco, deve trovare delle soluzioni che in questo momento sembrano difficili. Pekic per Langrin, il palleggio di Langrin per Molinario, il palleggio di Molinario, ancora Langrin e l'arbitro a bocca, addirittura il tecnico, quarto e quinto fallo per Langrin,
No, dai, ha boccato al grido di Ranitovic, ha boccato al tiro di Ranitovic l'arbitro e ha praticamente dato il quarto e il quinto fallo all'Angrin, lo tira fuori dalla partita. Solito esibizionismo arbitrale, è inutile che stiamo qui a raccontare. Non so se ci fosse o meno lo sfondamento, il numero 8 lo ha fatto vedere, lo ha gridato, poteva anche essere un tecnico per flopping al numero 8 perché Lansgren aveva messo la palla a terra e stava penetrando. Sinceramente non mi sembrava di aver visto questo sfondamento, però gli arbitri vedono sempre bene, quindi Lansgren va a realizzare il 71esimo punto. Ci sarà rimessa per la squadra calabrese. Ora Lansgren non è più della partita. C'è, vediamo che è rientrato Norci per motivi ovvi da parte di coach Lepe. Dell'Omo ha 4 falli, mancano 8 minuti e 38, la Agropoli ha 2 punti di vantaggio e il Rende può attaccare con Spinoza, e Spinoza gli porta quasi via la palla a Borrelli, fuori per Ranitovic, 7 secondi per l'attacco della squadra calabrese, ancora un tiro di... e la palla è uscita fuori e l'arbitro sulla linea di fondo non l'ha visto, l'ha fischiato l'arbitro al centrocampo, dimostrazione che non c'è troppa concentrazione da parte degli arbitri. Io avevo visto che la palla aveva pestato la linea di fondo, ma l'arbitro sulla linea di fondo che non vede e l'arbitro al centrocampo fischia vuol dire che non c'è tranquillità da parte degli arbitri in questo momento in campo. Bisogna stare, fare attenzione, essere concentrati. Si resta sul più 2 Agropoli, 73-71, ancora una palla persa. Questa volta in modo banale, direi, in modo banale, c'è il pareggio ora, il contropiede da parte del numero 3 del Rende. L'Agropoli deve riordinare un attimo le idee da parte di Markovic, Borrelli, Norci, ancora per Faresi, il pareggio di Faresi che va a centrale, ancora un'altra palla persa regalata anche questa volta alla squadra calabrese e Spinoza va a realizzare il vantaggio che costringe al time out coach Lepre. E ora si sentono anche i tifosi del Rende, più di quelli dell'Agropoli. Più due Rende, 73-75. Dopo il time out ci sarà il possesso dell'Agropoli. Si rientra in campo per gli ultimi 7 minuti e 38, si parte dal più 2 Rende e la palla è nelle mani del New Basket Agropoli con Luigi Borrelli che va a effettuare la rimessa per Pekic, ancora per Borrelli, Molinario, ancora Pekic, il cambio difensivo, Farese. Ancora troppo lontano dal canestro la squadra dell'Agropoli, c'è un fallo ora di Espinosa su Borrelli, ovviamente non c'è bonus, ci sarà rimessa laterale. Borrelli quasi infrazione di passi, Borrelli per poco sul buon raddoppio della difesa calabrese, ancora Borrelli, difesa aggressivissima da parte del Rende. Borrelli tenta un tiro che non era né con i piedi a posto né con il corpo per poter dare la forza giusta e la parabola giusta alla palla, infatti
non è stato nemmeno un airball, dunque altra palla persa per l'Agropoli con Commisso, che già dall'altro lato, nel frattempo è rientrato Giuseppe Lepre per l'Agropoli. Commisso ancora per Markovic, buon movimento di Markovic, Callara, è ottimo il recupero di Giuseppe Lepre che ora va veloce. Molinario, l'arresto di Molinario, la tripla di Molinario, finalmente una buona transizione della New Basket Agropoli che si riporta a più 1 a 6-38, 76-75. Callara, ancora la tripla di Callara, non c'è la tripla di Callara, il rimbalzo è di Pekic, buon tagliafuori di Pekic. Pekic, ragazzi, troppa poca concentrazione, questa è stata una palla buttata, regalata al rende da parte di Molinario che senza guardare il compagno ha buttato via il pallone. Si riparte col rende in palleggio, Commisso per Stankovic. Markovic, chiedo scusa, ora per Commisso. Lo sfondamento, bravo Farese a recuperare questa palla su Commisso che spinge il suo avversario diretto. Doppio cambio per New Basket Agropoli, escono Norci e Farese, rientrano Borrelli e Dell'Omo. Mancano 5.54. Borrelli per Pekic che va ora arresto al tiro di Pekic, non va il tiro di Pekic, Ferro gli dice di no. Curto esce con le palle in mano Lepre per il buon rimbalzo e poi va a sbagliare la conclusione che era giusta, lo spazio c'era, si è buttato dentro bene, ha sbagliato la conclusione Giuseppe Lepre, si torna in attacco per il rende. Il gioco a due con il numero 8, è ottima azione da parte del rende che trova anche probabilmente purtroppo il quinto fallo del 19 Dell'Omo, che è costretto a un altro cambio di nuovo Giuseppe Lepre. Esce dalla partita anche Dell'Omo, che è stato uno dei migliori, e ci sarà un tiro aggiuntivo per Espinoza, il numero 20, sul 76 pari. Più un'ora a rende. Più due, non più uno, chiedo scusa, infatti mi sembrava che fossero più due. 76 Agropoli che ora è in attacco in questo momento con Pekic, Giuseppe Lepre. Bravo Lepre a trovare Molinario, molto bene, intercettato la palla il numero 16 che ora commette fallo su Molinario. Non c'è ancora bonus, solo due falli, è il terzo fallo di squadra che commette rende, quindi ci sarà ancora rimessa da parte... Rimessa in zona d'attacco per Luigi Borrelli. Borrelli, ancora per Molinario, trovato molto bene. Giuseppe Lepre, la tripla di Giuseppe Lepre, importantissima questa tripla, non va purtroppo. Attacco ancora a rende. Espinoza che finge il passaggio, mette la palla a terra e subisce il fallo da parte di Pekic, non so, due tiri perché ora c'è bonus.
aspettava il tuo passaggio? Ma io un'altra volta, dai. Tu aspettava il tuo passaggio? Più 3, Espinosa realizza il primo tiro dei due tiri liberi. Il render non è ancora nemmeno in bonus, quindi 2 su 2, più 4 rende. Giuseppe Lepre. Luigi Borrelli. Altra persa per Borrelli, andrà a schiacciare Kanitovic ovviamente. Più 6 ora rende e mancano 4 minuti alla fine, la partita ancora è lunga, bisogna rientrare assolutamente, trovare delle soluzioni in attacco, cercare delle buone soluzioni per poter segnare. Ora c'è Giuseppe Lepre che va a realizzare il meno 4, 78 Agropoli, 82 rende, commisso per Espinosa, ancora Callara, ancora Espinosa, ora c'è la zona da parte dell'Agropoli, ancora Espinosa che si arresta per il tiro, sempre con tanto spazio, e remette un'altra tripla. E questa è durissima questa tripla perché riporta un vantaggio di 7 punti il rende. In questo momento ancora bisogna trovare subito un canestro. Pekic si alza per la tripla, subisce il fallo dal numero 5 commisso e andrà 3 tiri, non 2, stava tirando da 3. Avete assegnato 2 tiri, ma io credo che fossero 3 i tiri per Pekic. Pekic in lunetta. 3, sono 3 i tiri, non 2. Infatti è stato richiamato dal tavolo l'arbitro che era in azione di tiro, il numero 7 dell'Agropoli. Quindi sono 3 i tiri a disposizione di Radomir Pekic. Mancano 3.09 alla fine di questa partita che è stata finora una bella partita. Ora l'Agropoli, il quarto sinceramente non è stato ben giocato dai ragazzi di Coach Lepre, causa anche dei tanti falli commessi. Infatti sono due uomini fuori per 5 falli, vale a dire Langrin e Dell'Omo, e Dell'Omo era stato sicuramente uno dei migliori. Ancora un tiro per Radomir, 80-85 il punteggio ora, fa 3 su 3 il numero 7 dell'Agropoli e dunque sono 4 ore i punti da recuperare, ma la palla è nelle mani del rende con il numero 16 Frascati, va da Espinosa, ancora le finte di Callara. Il recupero ottimo della difesa dell'Agropoli, ancora Giuseppe Lepre che viene spinto e l'arbitro e non fischiano questo fallo. È stato letteralmente spinto Giuseppe Lepre, c'era un fallo sacrosanto sul numero 10 dell'Agropoli, non ravvisato dagli arbitri. Solito protagonismo da parte degli arbitri che già prima hanno tirato via dalla partita con una protesta per niente plateale da parte di Langrin, quindi il tecnico del quinto fallo di Langrin. Ancora Giuseppe Lepre, la sua penetrazione per Norci che invece di tirare finge il tiro, serve un assist ottimo al numero 12 che realizza il meno 2 per l'Agropoli. Time out rende. La partita è tutta da giocare, mancano 2-12, si riprenderà con il possesso di Rende. Entrambe le squadre sono in bonus ora, quindi ogni fischio arbitrale si andranno in lunetta le squadre. La lunetta potrebbe in questi casi fare la differenza. I ragazzi di Rende hanno tirato molto bene con percentuali altissime dalla lunetta, un po' meno di quelli del New Basket Agropoli, però in questo momento conta nulla, conta solo mettere la palla dentro e portarsi un punto davanti per vincere questa partita fondamentale.
per poter riprendere, per iniziare il campionato nel migliore dei modi, in quanto Agropoli, diciamo, è la seconda partita che gioca, il Trento è la terza. Agropoli è riposato, essendoci 15 squadre, quindi ce n'è una che riposerà a turno. Agropoli ha riposato la prima giornata e ha fatto, quindi questa è la seconda partita che gioca, mentre Rende la terza, è a 0 punti anche Rende, quindi una delle due squadre questa sera resterà a 0, l'altra andrà a 2 punti. Ultimi 2 minuti e 10 secondi, si riprende da Commisso per Callara, ancora Commisso per Espinosa, un po' sbasso da Ranitovic per il numero 5, Commisso, l'errore di Commisso al tiro, il rimbalzo di Radomir Pekic, deve correre l'Agropoli, deve accelerare, Giuseppe Lepre va fino in fondo, trova Ranitovic e quindi si ferma per la tripla, ora tenta ancora la penetrazione, va a cercarsi il fallo, il tiro è corto, preteso un po' troppo questa volta Giuseppe Lepre, però la, mi sembra che la soluzione fosse quella giusta della penetrazione, sempre più due Rende. Bisogna difendere forte senza commettere fallo. Ora Callara, la circolazione, la zona dell'Agropoli, la palla persa e questa volta l'ha visto, per fortuna, pensavo non avesse visto, il pallone è andato nettamente fuori. ...1:24... attacco Agropoli. Norci riceverà da Borrelli, azione dell'Agropoli che deve recuperare due punti al Rende. 83-85, Pekic consegnato per Borrelli, il taglio ancora di Pekic che riceverà ancora, l'uscita di Pekic, finge la tripla, poi va da Molinari, ancora Pekic che stavolta stava per perdere il palleggio, trova molto bene Molinario, Pekic, bravissimo Radomir Pekic a trovare Molinario, a impattare ancora una volta, 85 pari, anche se il tabellone è stato sistemato. La palla persa del Rende, la palla persa del Rende, 53 secondi, ora si sveglia anche il pubblico del Palagrin per aiutare i ragazzi che sono in un momento di difficoltà. Pekic credo abbia qualche problema alla mano, sta parlando con l'arbitro, sta giocando con un dolore probabilmente. E l'arbitro chiede il cambio con un'attenzione esagerata, oserei dire. L'arbitro, il cambio ha chiesto l'arbitro perché probabilmente Pekic ha detto di avere dolore alla mano, ma mi sembra che stesse giocando così dall'inizio della partita con un cerotto al dito. Dunque, ultimi 53 secondi. Può rientrare perché ci si è rifatto la medicazione in panchina, rientrerà alla prossima occasione. Borrelli, l'Agropoli ora deve attaccare. Borrelli si arresta per la tripla e mette la tripla il capitano. La tripla del capitano che porta a più 3 l'Agropoli in un momento decisivo. Ora senza falli, ragazzi, è fondamentale questa difesa ora. Callara ha ricevuto da... Ora c'è Frascati ancora per l'errore al tiro da parte di, è il solito primo arbitro che si va a trovare un fallo e manda in lunetta il numero 16 Frascati con 2 tiri liberi. Rientra Radomir Pekic, Frascati in lunetta, mancano 25 secondi, non si potrà andare fino alla fine. Ovviamente ora i falli faranno il fallo sistematico, cercheranno le squadre. Vediamo innanzitutto i 2 tiri liberi di Frascati che sbaglia il primo. Sbaglia il primo Frascati. Si resta sul più 3 Agropoli. Ancora uno a disposizione del numero. Realizza il secondo, alzerà la difesa. Ovviamente c'è time out in campo. Ci sono 2 punti di vantaggio per l'Agropoli, 88-86, il punteggio si è mantenuto alto dall'inizio della partita, come dal primo quarto, 29-29, 88-86, entrambe le squadre hanno giocato molto bene in attacco, un po' meno le difese come dicevamo in precedenza, però la partita è stata finora godevole e spettacolare in attacco. I ragazzi di Rende si sono dimostrati molto forti, una squadra molto combattiva e soprattutto hanno dimostrato di avere diverse soluzioni in attacco con Callara e Spinosa e anche il numero 8 Ranitovic e il numero 5
hanno un ottimo quintetto, tutti giovanissimi che escono dalla panchina, anche altri giovani del 2004, il numero 3 ha giocato una buona partita. Da par suo il coach Lepeta ha dovuto fare almeno praticamente per tutto il quarto quarto di due dei suoi uomini migliori, vale a dire quel dell'uomo che era stato il migliore sicuramente fino a quel punto. Il quinto fallo lo ha praticamente condannato. Si riparte col possesso Agropoli, vediamo se ci sono stati cambi nell'Agropoli. No, Norci, Pekic, Borrelli, Lepre, neanche cambi neanche da parte del Rende, che alzerà ovviamente la difesa. Bisogna superare nei secondi, ecco Pekic con tutta l'esperienza, Borrelli subisce il fallo, Borrelli, Andrea Lunetta da Espinosa a 11 secondi dalla fine, e deve mettere almeno uno per mettere due possessi di vantaggio da parte della sua squadra. Importantissimi tiri liberi del capitano, che ha realizzato la tripla del più tre poc'anzi. Tranquillo Borrelli, il doppio ferro gli dice di no. Mancano 11 secondi, anche il secondo sbaglia, bisogna fare fallo per non subire il tiro da tre, bisogna fare fallo per non subire il tiro da tre, bisogna fare fallo per non subire il tiro da tre, e Ranitovic va a realizzare con troppa, e dovrebbe fischiargli il tecnico ora l'arbitro, usare lo stesso metodo precedente, non fischia il tecnico. Mancano 2 secondi, l'Agropoli deve solo tenere palla. Un secondo e nove alla fine. No, il va a rimettere a posto il cronometro l'arbitro. C'è l'arbitro a tavolo e addirittura sono partiti con l'arbitro che stava parlando al tavolo. 1 secondo e 9 decimi. Secondo me mancavano 2 secondi e qualche decimo, il cronometro è partito e ferma 1 e 9, ora l'arbitro sta riportando il cronometro a posto, non so, forse vorrebbe qualche minuto l'allenatore di Rende, ma non è possibile. Non so cosa stia accadendo in campo, sinceramente, credo che sia dipendente. Il punteggio è 89-88 per l'Agropoli. Erano 3 i punti di vantaggio dell'Agropoli, quindi sicuramente il punteggio è quello. Il scanesso segnato da Ranitovic è da 2, dunque meno 1 le verende. Ho l'impressione che saremo ancora qui per molto tempo. Se ci facessero capire. Avevamo 3 punti di vantaggio. Non alla sera da 2, abbiamo 1 punto di vantaggio, non è sicuro. Io credo che stiano ragionando sul tempo, non sul tempo. Stanno ragionando sul tempo. No, il punto non esiste. Borrelli. Secondo me, poi. Sì, che ne è sicuro. Mi do il VAR, ci vorrebbe il VAR anche in questo caso.
credo si stia ragionando sul punto di vantaggio o meno dell'Agropoli, mi dicono. Io penso che stiano ragionando sul tempo e non sul punto. Hai sbagliato un minuto. È 88-87. Non è 89-88. Prova. Vedi che 88-87 il punteggio. Non ci. Perché Borrelli ha fatto la tripla su 85? Ha fatto la tripla Borrelli. Sì, sì. C'è tanta confusione in campo e mi permetto di dire che colpa un po' del tavolo, ma soprattutto degli arbitri, che non ci stanno capendo niente. Io credo che il punteggio non sia 89-88 ma 88-87, perché sull'85 pari, e questa è storia che possiamo ricordarcela perché era di pochi istanti fa, l'Agropoli ha realizzato la tripla con Borrelli del più 3, poi non c'è stato più. Ha sbagliato i due tiri liberi successivi Borrelli, quindi è rimasto 88. In attacco il Rende ha segnato i due tiri, due punti con Ranitovic, e quindi a meno 1, ma è 88-87. Non capisco perché si trovi 89-88. Potessi che io stia sbagliando anche io, però ho l'impressione che c'è qualcosa che non quadra. Nel frattempo c'è stato un fallo su Pekic che andrà in lunetta con due tiri liberi. Il tempo sta scorrendo, non capisco quando manca. 1:52 manca. La partita è infinita. Non si capisce mai chi sta vincendo il campionato. Da 30 minuti a 40, dai. No, 1 secondo. È il punteggio che è sbagliato. Speriamo di farcela per domani. Sinceramente non so cos'altro dire, in quanto non il signor l'arbitro, il primo arbitro, è diventato protagonista assoluto della situazione, nel senso che ha fermato lui il gioco. Il punteggio è 89-88 sul tabellone, ma ribadisco il concetto, quando andranno a controllare si ritroveranno 88-87. Riusciremo a sapere cosa accadrà. C'è Pekic in lunetta, è l'unica certezza che abbiamo in questo momento, e mancano 2 secondi, quindi hanno aumentato anche il tempo. Pekic sbaglia il primo. Pekic, ora ci sarà time out e dunque Rende, se segna, dovrebbe, secondo me dovrebbe sbagliare, perché mancano 2 secondi, anche se può succedere di tutto in 2 secondi, può succedere di tutto. Chiamerà il time out Rende e era meglio che sbagliava, cioè sarà time out. Dunque, ricapitolando, 90-88 il punteggio del tabellone. Dopo il time out Rende avrà 2 secondi a disposizione, il tempo è aumentato invece di diminuire. Due secondi, ma ancora a colloquio gli arbitri con il tavolo. Non sta arrivando con Dan.
si riprenderà con la rimessa. Bisogna fare attenzione ai falli ora, ragazzi. Non bisogna assolutamente commettere fallo sul tiro. Mancano solo 2 secondi. Difendere forte e sperare che... Time out lunghissimo, tipo NBA, sta durando troppo questo time out. È un time out lunghissimo, è incredibile che l'Acropoli non protesti. Cioè, non si può, un time out di 5 minuti. 5 minuti di time out al Rende, che ora ha 2 secondi per... La rimessa la va a effettuare il numero 3 di Rende, per Spinosa, che va al tiro e sbaglia, finisce la partita, la vince la New Basket Acropoli con non poca sofferenza. 90-88, più 2 New Basket Acropoli, che dopo un quarto un po' tribolato è riuscito a portare a casa questa partita ben giocata dall'inizio, ma alla fine meritata da parte del New Basket Acropoli. L'appuntamento è fra 15 giorni circa per un'altra partita del New Basket Acropoli, sempre qui al Palagrin. Grazie a Cilento Channel, a Gianni e a Andrea, che sono sempre gentilissimi e ben predisposti nei miei confronti soprattutto, e grazie a tutti voi che ci avete seguito. Buonasera a tutti e buon divertimento. Scusa Mourinho. Ma Mourinho quando è così? Era lui. Stavo facendo il tiro per il Napoli. Sì, lui è incredibile.